Che lingua potremmo scegliere? Beh, sicuramente giocare in spagnolo ha un suo fascino non indifferente, però devo dire che anche il tedesco potrebbe rivelarsi comunque buono, così come il giapponese e il coreano, però dai, per non mettere troppo in brazzo facciamo italiano. Signori, sono 3 mesi che aspetto questo momento. E non scherzo, potrei venire da un momento all'altro. Fatemi sistemare la telecamera. Bene, sì, non ho nessuna scheda di acquisizione, quindi sarà... Aspettate che abbasso un po' il volume. Sarà, diciamo, un po' così questa guida, come ormai credo sarete abituati a vederne molte, perché non sono in tante ad aver speso 400 euro per una scheda d'acquisizione. Intanto mi sto guardando il trailer qui sotto, veramente. Ah, 3 mesi, signori, 3 mesi che aspetto questo momento. Vabbè, ma basta cianciare e iniziamo a giocare. Mamma mia, vi faccio subito la rima così, a freddo. Cos'è una poke? Oh mio Dio, che figata, signori, che figata! Ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Che figo, mi presento, mi chiamo Platan e sono il professore di Pokémon della regione di Kalos. Finalmente un Pokémon decente e non vecchio. Un professore decente non ve e non vecchio. Sì, perché in questo mondo ci sono tantissimi Pokémon. I Pokémon sono creature misteriose che puoi incontrare nei luoghi più remoti. Tentacruel, Pidgeot, Luvdice. Alcuni scorazzano sulla terraferma, altri volano nel cielo e altri ancora nuotano nell'acqua. Noi esseri umani viviamo assieme ai Pokémon aiutandoci a vicenda. Dimmi qualcosa di te, sei un ragazzo o una ragazza? Un ragazzo, chiaramente, boiadi! E che aspetto hai? No, non sono biondo e non sono nero, quindi diciamo questo qui, quello classico. Perfetto, e dimmi come ti chiami? Beh, signori, c'è da dirlo, noi ci chiamiamo MILF. M... le minuscole? Le minuscole così? Sì, ok, perfetto. Mi le f. Ok, dai. Ottimo. Perché non posso inserire questa parola? Facciamo milfone, come mi chiama sempre Banette e Dark ogni tanto. Ok. Come non posso inserire quella parola? Vabbè, signore, mi chiamo come la mia data, come, insomma, all'anagrafe. Mettiamo Diego e poche seghe. D. E. G. Oh, tanto ormai sapete tutti che mi chiamo Diego. Ok. Diego, giusto? Sì. Non si possono inserire parolacce, dunque, mamma mia. Diego è proprio un bel nome, ma insomma. Diego, stai per partire nell'avventura nella regione di Kalos. Ti auguro di incontrare tanti Pokémon e di fare nuove preziose amicizie. Forza, andiamo, il mondo dei Pokémon ti aspetta! Oh mio Dio, ci siamo, signori, siamo entrati. Ci siamo, ci siamo. Cos'è un fletching? Oddio, che figata. È qualcosa di meraviglioso, signori. No. Ma stai scherzando? Che... No, questa se la potevano risparmiare, su via. Ah, l'ha svegliato, carino, carino. Cos'è, amici, conoscenti e passanti? Oddio, posso andare in tutte le 8 direzioni. Vabbè, me ne bastano 4. Quindi mi muoverò con le freccette. Possiamo già correre, epica questa cosa. E abbiamo un computer. E come faccio a sedermi? Ah, Diego consulta il PC ricevuto dal papà. Regola numero 1 dell'avventura, con X si apre il menu. Regola numero 2 dell'avventura, salvi il progetto di gioco con salva. Vabbè, ma queste cose, sinceramente, già le so. Quindi scendiamo. Pensavo di trovare una... un qualcosa. Madonna che culo enorme che ha la mamma. Buongiorno Diego, hai dormito come un sasso, eh? Il trasloco è stato stancante. Ma sei ancora in pigiama, vai a darti un'occhiata allo specchio in camera tua e cambiarti. Su. Ok, andiamo, torniamo su. Vediamo un po'.
Diego si guarda allo specchio. Tutto. Oh, mamma mia, che velocità! E si cambia! Wow! Ok, e adesso? Vediamo il menu. Opzioni, andiamo subito a regolare. Velocità testo. Veloce. Animazioni sì. Sfondolotte. Rosso, blu. No, predefinito. Comandi normali. Salvataggio obbligatorio. Ah, ok. Va bene. Signori, non preoccupatevi se vedete la telecamera un pochino storta. Cioè l'inquadratura dell'immagine un pochino storta, ma per domani insomma cercherò di mettermi meglio. È che ero troppo emozionato per fare questa cosa, veramente. È ora di mettersi in moto, non credi? Innanzitutto, perché non vai a salutare i nostri nuovi vicini? Perché devo andarci io? Vabbè, siamo i nuovi arrivati, giusto. Va bene. Tutte queste formalità. Oddio, ma che cazzo di figata! No, signori, ma cosa hanno creato? Benvenuti nella nostra città. Io sono Serena, la tua vicina di casa. E io sono Sasha, piacere di con... No, Shana, piacere di conoscerti. Siamo venuti a dirti una cosa importante. Qui nella regione di Kalos vive un illustre studioso di Pokémon chiamato Platan. E ha detto di avere una richiesta per noi tre e per altri due ragazzi. Figa quanti cazzo siamo. A dire il vero... scusate. A dire il vero, mi chiedo come abbia fatto a sapere di te che sei appena trasferito qui a Borgo Bozzetto, a Borgabugiano, di boia. Ti aspettiamo nella cittadina qui accanto, e sai perché? Perché stiamo per ricevere dei Pokémon. Forza, sbrighiamoci. Ale, spoileroni. Ok, quindi dobbiamo andare per di lì, se ben ho capito. Corriamo e parliamo un po' con tutti. Oh, come vorrei un Pokémon, così potrei andare dove voglio. Boh, siamo a Borgabugiano, la città di Lore. Tu chi sei? Stronzo. Oh, tu devi essere il nuovo vicino di casa. Benvenuto a Borgabugiano. Nostra figlia Serena ha la tua stessa età. Spero che diventate buoni amici. Sì, amici, certo. Vediamo su che cosa c'è. Uno specchio. E un letto. Madonna, ricca. È ricca la signora. Ok. Usciamo. Proverò a usare le levette analogiche. Cioè la levetta analogica. Però signori è la prima volta che gioco con un 3DS. Perché ho sempre avuto il DS normale. Mio fratello non l'ha mai preso invece. A Natale vi spiego la storia. Questa guida doveva esserci già a Natale. Perché non c'è stata? Perché mio fratello ha preso il 3DS, ma ha preso un gioco di Luigi. E quindi niente. La scienza è davvero strepitosa. Grazie ai sistemi di comunicazione si può entrare in contatto con altri allenatori di tutto il mondo e divertirsi con loro. Wow. A proposito, dopo devo ritirare anche Torchic perché oggi è l'ultimo giorno in cui lo posso fare. No, cazzo, ho mosso il 3DS. Aspettate, ok. Sarà una guida molto faticosa. Borgabugiano è incantevole, dè. Ma dicono nella regione di Alos ci siano tante altre belle città. Quando sarò grande voglio viaggiare a vederle tutte. Ok, bravo. Intanto entro qui. Un signore. Quando arriverà il momento, anch'io affiderò un Pokémon a mio figlio. Sono convinto che viaggiare con i Pokémon aiuti a crescere. Oh, che bello il papà aperto di mentalità. Non credo ai miei occhi, delle scarpe da corsa ai piedi. Che invidia, premi il pulsante B e vai. Sì, potevamo correre anche quando eravamo in pigiama, quindi forse non servono le scarpe da corsa per correre. Cosa dici? Ok, ho rimesso nuovamente la telecamera a posto. Quel Raion è grandissimo. Chissà cosa fa quando lotta. Ma secondo me lotta molto semplicemente. Però, non lo so, magari si mette a fare delle sfilate di moda. A mio figlio piace tantissimo il Raion che ha portato tua madre. È affascinato dagli allenatori di Pokémon, come tutti i bambini del resto. Lo so, tutti mi vogliono, tutti mi cercano. Figaro qua, Figaro là. Ok, potevamo chiamarci Figaro. Ok, usciamo. E dirigiamoci, dato che abbiamo esplorato... che palle, si muove sempre il Nintendo. Dato che abbiamo esplorato la cittadina, possiamo dirigerci qui. Però voglio andarci dal centro proprio. Bam! Percorso 1, Vicolo Bozzetto. Oh mio Dio, che cazzo di figata. Rio Acquerello. Diego, vieni, siamo qui. Non vi vedo.
Ah, non è automatico? Devo andarci io? Dove? Ah, eccoli, ok, perfetto. Stavamo proprio parlando di te. Dai, siediti. Però, balotte che contano, insomma. Benvenuto Diego, ora ci siamo tutti. Facciamo un giro di presentazioni. Io sono Serena e qui con me c'è Diego. Oh, è proprio come diceva Shana. Diego, ti presento Tierno. È un portento nel ballo. Lui è trovato, mamma mia. Prende sempre il massimo dei voti, ma piuttosto modesto. Eh sì, proprio così. Che ne dici di rompere il ghiaccio e ci diamo dei soprannomi? Qualcosa come Mr. D per te. Cosa? No, 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 è meglio Super D. E tu, trovato, cosa ne dici? Ma ci siamo appena conosciuti. Shana, così due piedi mi metti in difficoltà. Comunque, se proprio devo, che ne dici di Magico D? Perché non riusciamo a decidere l'interessato? No, 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 no. No, ma devo per forza. Che palle. No, no, io non voglio soprannomi, basta. Vabbè, allora il mio soprannome è Diego, va bene? Vuoi che ti chiamiamo Diego? Sì. Diego, mi piace, ti sta proprio bene, sai com'è il mio nome. D'ora in poi ti chiamerò così anch'io, è più simpatico. Dai, non resisto più. Quali sono i Pokémon che diventeranno i nostri compagni? Oh, giusto, quando io e Trovi abbiamo conosciuto i nostri Pokémon, è stato così emozionante. Sono sicuro che per voi sarà lo stesso. Ok. Dunque, io so già due membri della squadra, signori. Ossia, lo starter e Charizard. Vabbè, ma queste sono cose che... Quindi, se già vi dico che prenderò Charizard, non prenderò Fennekin. E qual è la mia scelta tra Chespin e Froakie? Allora abbiamo Chespin, Pokémon tipo erba, Fennekin, Pokémon tipo fuoco e Froakie, Pokémon tipo acqua. Io prenderò Froakie e andiamo! Hai scelto Froakie? Cazzo sì, la rana che combatte. Ricevi Froakie. Mamma mia signori, il nostro primo Pokémon di sesta generazione. Vuoi dargli un soprannome? No! Madonna, questi soprannomi. Ok, allora niente soprannomi. Bene, allora il mio compagno sarà Fennekin. Insieme formeremo un duo troppo adorabile, immagino. Piacere di conoscerti, Chespin. Io sono Serena. Grazie a te sono finalmente un'allenatrice. Anch'io avrei una cosa da darti, uno strumento molto utile per capire a fondo i Pokémon. Diego riceve il Pokédex. Wow, che figata, ci danno tutti i nostri amici a questo giro. Il Pokédex che ti ho appena dato è un piccolo gioiello tecnologico che registra automaticamente tutti i Pokémon che incontri nel tuo viaggio. Il professore vuole che ci mettiamo in viaggio assieme ai nostri Pokémon per completarlo. Trovi, se continui a parlare con quel tono serio ti spunterà la barba. Oh, oddio! Battutone! Anch'io ho qualcosa da darti. È una lettera da parte del professore. Vuole che la porti alla tua mamma. Diego tiene la lettera del prof. Mamma mia. Diego mette la lettera del prof. Vabbè. Bene, il nostro compito è finito. Adesso io e Trovi partiremo in cerca di Pokémon. Ciao, dai, andiamo. Dai, andate via. Tu, panzone, mi stai già sui maroni. Qui a Kalos è tradizione affidare il Pokédex ad alcuni ragazzi prescelti che partiranno all'avventura insieme ai loro Pokémon. Per prima cosa però devi portare questa lettera alla tua mamma. Eh sì, perché sennò cioè, serve l'autorizzazione. Tu puoi girare per tutta la regione, però serve l'autorizzazione. Aspetta, Diego! Voglio sfidarti, la tua prima lotta sarà con me. Cazzo, andiamo. Allora, piccolo Fennekin, ecco la nostra prima sfida. Con un Pokémon carino come te non posso perdere. Oddio signore, la nostra prima lotta. Parte la sfida di Shana, allenatrice. Manda in campo Fennekin. Oddio, che figata. Avanti, Froakie. No, è epico questo sistema di combattimento, signori. Allora, facciamo. Come potete ben vedere, la parte superiore dello schermo non si vede benissimo. C'è quella banda nera sotto che mi va a interrompere un po' il coso sopra. Comunque, oh. Non posso farci niente. Ha già una mossa di tipo acqua, incredibile. Fennekin è più veloce di noi, ci toglie 4 PS, ma noi usiamo bolla. E dovremmo togliergli molto di più, molto bene. Ancora bolla. Lui usa nuovamente graffio. Brutto colpo! Infatti, il Fennekin nemico non ha più energie. Ottimo! E abbiamo vinto la nostra prima sfida. 64 punti, esperienza che ci consentono di arrivare a livello 6. Bam! Dai così. Allora, vediamogli subito le statistiche.
Ha più attacco speciale e ha più difesa speciale. E ha anche una buona velocità. Va bene, dai. Ah, Fennekin, avrei voluto vederti lottare più a lungo. E invece, cazzo sì! Guardate come la spotte. Mi ha vinto 500. Ci sono ricchi ragazzi al giorno d'oggi. Però, sei forte, Diego. Ah, beh, lascia che rimetti nel senso il tuo Pokémon. Grazie. Allora, ciao, saluto la tua mamma da parte mia. No, non lo farò. E darò la lettera e poi dopo tornerò alla ricerca dei Pokémon. Dunque, signori, credo di riuscire abbastanza bene a fare una parte al giorno. Adesso, insomma, vedo quanto mi ci vuole a montarlo questo video, perché chiaramente sto registrando da una videocamera, poi sto registrando l'audio, devo tutto unirlo e poi dopo renderizzarlo, quindi però credo che una parte al giorno riesco a farcela. Diego, ma quella è una Pokéball. Hai ricevuto un Pokémon? Che meraviglia! Co che meraviglia! Complimenti. Allora, da oggi sono allenatore a tutti gli effetti. Eh già. Cosa? È una lettera per me, da parte del prof Platan. Non sarà mica una lettera d'amore. Ah, oddio, aspetta che rido. Che bella calligrafia. Vediamo un po'. Cosa? Una richiesta. Ah, ma certo. Gliela vuole dare, insomma. Incredibile, Diego. Abbiamo appena traslocato e già devi ripartire. Forza, prepariamo un po' di cose per il tuo viaggio con Froakie. Ah, ma il fletching è della mamma. Vedete là? Diego, è tutto pronto, ho aggiunto anche qualche vestito. Brava. Certo che è successo tutto così in fretta. Come la volta... Ah no, come la volata finale di una gara di Formula Rior, non voglio sapere che cosa sia. In pochissimo tempo hai già trovato degli amici, hai ricevuto un Pokémon e sei addirittura in partenza per un viaggio alla scoperta di Kalos! Ah, non dimenticarti questa. Diego tiene una mappa città. Ottimo. Sai già come si usa una mappa città? Sì. Non avevo dubbi tesoro, quando vuoi consultarla non devi fare altro che selezionarla nella borsa. Non ho idea del prof Plat... Non ho idea del perché il prof Platan voglia farti fare questo viaggio, ma un'avventura in compagnia dei Pokémon è sempre una cosa meravigliosa. Ok. Devo fare qualcosa quassù? No. Ok, direi che possiamo scendere. E uscire, ciao mamma. Ma è vivo! Io pensavo fosse una statua. Oddio. Vuole salutarti prima che tu parta. Che tenero! Beh, è normale. Dopotutto ti conosce da quando sei nato. Buon viaggio, Diego. Mi raccomando, metticela tutta. Bah, ci si prova, dai. Meglio così il 3DS? Si vede meglio ora? Sì, si vede un pochino più su. Ok, non preoccuparti. Ricorda, con i Pokémon al tuo fianco non avrai niente da temere. Ok? Posso tenerti con me, Ryor? Farebbe comodo un Pokémon come te in squadra. Stai scherzando? Oh mio Dio, stai scherzando? No! Non può venire con noi. Ancora, lo voglio fare per tutta la vita. Ottimo. Superiamo il percorso 1. Definitivamente. E vediamo un po' questo Rio Acquerello che cosa ci offre. Ciao! Tieni, ecco una pozione per te. Ma sì, non esitare a usarla al momento giusto. Qui ci regalano proprio le cose molto tranquillamente. Poi, vediamo tu che cammini, tu che giri, tu che... Io e i miei Pokémon ce ne andrò duramente, ok? Io e i miei Pokémon li riempio di coccole, ok? Oh, vedo che ti sei fatto aiutare dai tuoi a prepararti il viaggio. Mi raccomando, portati molte pozioni e Pokéball, ok? Sì? Dunque, dovrei cercare di scoprire se ci sono palazzi da esplorare, diciamo così. Però mi sembra di no. Ah, sì, qua c'è un palazzo. Mamma mia! Al centro Pokémon, oltre al bosco Novartopoli, possono prendersi cura gratuitamente dei tuoi Pokémon e rimetterli in forma. Oddio, si è chinato perché il bambino è più piccolo. No, non ci voglio credere, signori, è qualcosa di epico. Se un Pokémon è stanco, dagli una pozione. Ok. Benvenuto, da noi trovi solo le migliori pozioni. Ah, quindi questo è un market? Va bene. Prendiamo le tre così arriviamo a 5. Ok. E usciamo. Poi, qui dentro che cosa c'è?
Ehi, hai abbastanza possibilità di fare il viaggio? Sì. Fermati, perché giri in tondo? Se i nostri Pokémon non stanno bene, anche noi ci sentiamo giù. Vieni da me e la rimetterò in sesto. Va bene. Ma è strano, non sono centro Pokémon e Pokémon Market questi. Boh, saranno diversi, che ne so io. Quassù c'era qualcosa? Mi sembra proprio di no. No, non c'era niente. Tu chi sei? Ti piacciono i Pokémon? Sì, eh beh. Anche a me piacciono da matti. Ma che cazzo è questa cosa? Dai, muoviti, via. Scendiamo. Andiamocene. Non posso passare? Ehi, allenatore, se cammini tra l'erba alta potresti imbatterti in un Pokémon selvatico. Ma non aver paura, la tua squadra di Pokémon sarà al tuo fianco. Lo so, per questo che sto andando. Attenzione, signori. Percorso 2, via progresso. È il nostro primo Pokémon selvatico che incontriamo. Attenzione! Mamma mia, abbiamo fatto un passo. Che figata. Cos'è? Cos'è un Pidgey? Oh mio Dio! Vai, Froakie. Allora, facciamo bolla. Sconfiggiamolo perché almeno ci arrivano un pochino di punti. E cala la velocità, usa però azione. Ancora bolla. Ottimo, e PJ è esausto. Quasi livello 7. Ottimo, signori. E io è da quest'erbetta, anzi fuori da quest'erbetta, che vi saluto per questa prima parte. E vi do appuntamento a domani con la parte numero 2 di Pokémon Y. Spero che vi sia piaciuta, nonostante i problemi tecnici che cercherò di rimediare. Ad esempio adesso la telecamera è fuori asse. Ecco, così va meglio. E quindi niente, vi ricordo di lasciare come sempre un bel mi piace, un bel commento, di iscrivervi al canale. E noi ci si becca al prossimo video. Belli rega.